mister, che partita è quella di domani, in vista anche della sosta, quanto è importante, considerando tutto, quelle partite che mancano, al momento, la classifica? La partita è una partita difficile, si gioca contro una squadra che ha uno degli attacchi più forti d'Italia, i tre giocatori davanti sono giocatori importantissimi, una squadra che apparentemente ha avuto un periodo negativo ma è praticamente coinciso nel momento in cui ha giocato con le prime della classifica, quindi poi tornare alla vittoria. È importante per noi, una partita importante, però non bisogna neanche commettere l'errore di diventare nervosi per voler arrivare all'obiettivo in una partita o in due partite. Ci sono 11 partite a disposizione e bisogna giocare con la testa abbastanza libera, senza pensare che quella di domani o la prossima ci possano salvare. Quindi, testa libera, però bella determinazione, convinzione, sono partite importantissime, ma senza caricarle più del dovuto. Senti, la squadra come l'hai vista in settimana? Immagino insomma il pareggio anche raggiunto in quel modo a Cagliari vi abbia dato una spinta anche più a livello mentale, insomma sono a volte punti che valgono quanto la vittoria, no? La squadra l'ho rivista abbastanza bene oggi, l'ho vista un po' stanca mentalmente in certi giorni. È anche normale sia così, e questo mi preoccupa in ottica nazionali, perché molto probabilmente avremo 8-9 giocatori in nazionale in un momento in cui qualcuno avrebbe bisogno di tirare il fiato. Però ho detto, oggi ho avuto sensazioni diverse, squadra molto più brillante mentalmente, però tanto poi l'esperienza mi insegna, finché l'arbitro non fischia, la reale cognizione di dirlo e possa fare la squadra è difficile averla. Chiedo, per 10 giorni Sarri è stato l'allenatore più chiacchierato d'Italia, le chiedo che effetto le ha fatto. Ma sai, a me non è che mi fa un grande effetto, anche perché io internet non la guardo, i giornali ho smesso da anni di leggerli, quindi ho solo notizie riportate praticamente, perché poi guardo in TV, se vedo verde vuol dire c'è una partita, c'è un campo, e guardo, se vedo uno studio non guardo, quindi a me personalmente mi fa un po' impressione, perché sono abbastanza estraneo, diciamo, a seguire queste vicende. Sento notizie riportate, perché poi mi vive intorno e chiaramente mi riporta certe notizie, però non è che mi faccia un grandissimo effetto, so benissimo come funziona il giochino, e quindi va preso per quello che è, in questo momento va preso per quello che è, e l'importante da parte mia e da parte di tutti i giocatori dell'Empoli sono chiacchierati, sarebbe quello di riuscire a mantenere la testa completamente sul nostro obiettivo, perché tutti noi si deve tutto a questa società, a queste persone, io devo tutto ai miei giocatori e i giocatori devono tutto ai compagni che ci hanno accanto nello spogliatoio, quindi sarebbe importantissimo riuscire a mantenere la testa al 101% su quelli che sono gli obiettivi di questo gruppo e di questa società. Però il Milan non è una squadra come tutte le altre, Corsi ha detto proprio a Sky, insomma, sarebbe per noi una tragedia sportiva se Sarri ci lasciasse, perché è un allenatore al quale abbiamo anche rinnovato il contratto in un momento comunque dopo qualche sconfitta, il progetto è con lui. Sarri si sente di dire che insomma se non arriverà... Io c'ho 2 anni di contratto con l'Empoli, quindi tutto quello che succederà dipende dall'Empoli o dipende anche dall'Empoli, quindi sono tutti discorsi prematuri, e come abbiamo fatto il direttore, come abbiamo fatto anche il presidente, sono tutti discorsi che non vogliamo neanche sentire fino al raggiungimento della vuota salvezza. Ecco, però in questa settimana mi sembra che si sia parlato un po' meno in generale di mercato rispetto alla settimana scorsa, tanto più che è intervenuto anche Marcello Carli. Tu hai notato una differenza mentale da parte della squadra a livello di attenzione tra questa settimana e la scorsa o quella precedente? Ma no, sinceramente non in maniera così palese. Io penso di avere una squadra estremamente intelligente, penso di avere una squadra che cerca di rimanere sull'obiettivo nostro a tutti i costi,
Poi a livello inconscio sono tutte cose che un pochino possono incidere, sicuramente non a livello conscio, e quindi se le variazioni sono nell'ordine dell'1-2% sono impalpabili in allenamento, però in partita verrebbero fuori. E quindi vediamo le reazioni in partita, però io sono fiducioso del fatto che questi ragazzi non hanno mai avuto eccessi di preoccupazione nei momenti negativi, non hanno avuto mai eccessi di entusiasmo che va nell'euforia nei momenti positivi, quindi questo mi fa pensare il gruppo intelligente, mi fa pensare grandi cose in questo gruppo non possono succedere. Le ultime tre partite, possiamo dire, la squadra l'ha vista soffrire un po' di più nel primo tempo, un po' più di difficoltà, mentre la ripresa avete fatto molto meglio. C'è un motivo per questo, magari gli avversari più aggressivi hanno affrontato in maniera diversa, a casualità, oppure non hanno fatto questa cosa? Non lo so, dal punto di vista fisico può essere anche un momento in cui la tenuta è su buoni livelli e ci manca un attimino di brillantezza, e questo si paga nelle fasi iniziali della partita. Questo fa parte della normalità, è fisiologico, sarei più preoccupato del contrario, quindi penso sia in parte dovuto a questo, in parte dovuto al fatto che abbiamo affrontato squadre particolari, squadre in un momento di grande determinazione, di grande convinzione. Il Palermo a noi si giocava probabilmente una fetta d'Europa, e Genoa uguale, poi abbiamo trovato il Cagliari in un momento in cui si stava giocando tutto per tutto, quindi c'è stato anche un insieme di circostanze che hanno portato a questo. Come ho detto ai ragazzi, sarebbe bene domani la squadra più determinata in campo all'inizio si fosse noi. Ecco, però non aver perso, mister, queste tre partite dove forse i punti, no, le abbiamo perse, ma invece tante altre volte i punti li abbiamo vinti pareggiando, che sensazione ti ha dato in termini di maturità? Ma io sono d'accordo fino a un certo punto, perché Palermo nel secondo tempo c'era la sensazione di poterla anche nettamente vincere. Quindi è vero che per 20 minuti l'abbiamo sofferta, però poi l'abbiamo tirata in fondo facendo meglio di loro. Lo stesso è avvenuto a Genoa, anche se il Genoa al primo tempo ci ha messo molto più in difficoltà di Palermo. E a Cagliari penso abbiamo fatto molto noi. E abbiamo fatto la partita noi, abbiamo concesso degli spazi che solitamente non concediamo, abbiamo preso contropiedi feroci da una squadra in contropiede molto molto forte. E poi anche loro non ce l'hanno fatta più accelerare, la tenevamo in mano senza più prendere neanche contropiedi, quindi una partita in cui abbiamo sbagliato qualcosa più del solito. Però è chiaro che quando la squadra dimostra di sapere attraversare dei momenti di sofferenza pagando il minimo indispensabile, il segnale è abbastanza buono. Senti mister, quali sono le condizioni di Fanelli? Può venire almeno in panchina domani? Ma io su venire in panchina, cioè, panchina viene chi può entrare, quindi vediamo se Tonelli oggi non sarebbe stato in grado di poter giocare neanche 20 minuti, e vediamo se domani la situazione è diversa, penso di no, e quindi penso sia molto difficile, anche perché portare in panchina un acciaccato poi nel momento in cui ce n'era bisogno per una sostituzione sarebbe anche un problema se scegliere se mandarlo dentro o no, se Ponza è sicuro che ce la può fare. Hai ritrovato tra virgolette Pucciarelli che settimana ha fatto male, se si devono tornare da titolare domani? Manno ha fatto una discreta settimana, più sorridente, più sereno, questo è normale, e si gioca una maglia a titolare sicuramente. Provando a chiudere con un sorriso, lo stesso Corso ha detto che qualche battuta gliel'ha fatta sul Milan, che avete un po' scherzato, c'è stata qualche battuta in particolare che ha ricevuto in questi giorni, in queste settimane, che l'ha fatta sorridere? Ma Fabrizio è un presidente che scherza su tutto, non solo su questi argomenti, quindi questo fa parte del clima e si vive nel nostro spogliatoio, cioè, quindi con Fabrizio il rapporto è questo, quindi sì, ci ha scherzato sopra, è chiaro. C'è voglia di vendicare un po' la beffarda sconfitta dell'andata, cioè, è rimasta un po' sul gozzo quella sconfitta di Reggio Emilia? Ma sai, sicuramente io non mi piace impostare le partite su questi temi con i ragazzi, però è sicuramente una sconfitta che ci lascia l'amaro in bocca, quindi spero domani verso mezzogiorno e mezzo un pizzico d'amaro in bocca lo risentano e ci dia qualcosa in più. Mister, qual è
potrebbe essere un ostacolo che il Sassuolo potrebbe opporre domani all'Empoli? Il Sassuolo suppone solo un ostacolo, che sono una squadra forte. Ma in tutti... Sono una squadra forte, sono una squadra che non è l'espressione di Sassuolo, è l'espressione di una multinazionale, una delle società più forti nel panorama di calcio italiano sotto tutti i punti di vista. E spesso si fa riferimento al Sassuolo come la classica società di provincia che sta facendo bene in Serie A, ma secondo me è un riferimento non completamente corretto, perché il Sassuolo è qualcosa in più.